Ciao a tutti, oggi vi mostreremo come utilizzare il Program Change MIDI tramite tablet per il camper. Molto utile nelle situazioni live se volete abbinare una slot specifica ad ogni canzone. Per prima cosa andiamo ad elencare l'hardware necessario, un tablet con un'applicazione che abbia una scaletta. Nel nostro caso utilizzeremo un iPad Air con l'app Setlist Maker, una interfaccia MIDI, nel nostro caso iRig MIDI 2, un cavo MIDI a 5 pin e ovviamente il camper. Con il cavo MIDI colleghiamo l'out dell'iRig all'in del camper. Questo è l'out dell'iRig. Colleghiamo il cavo MIDI nell'in del camper. Colleghiamo l'iRig MIDI 2 con l'iPad. Andiamo a verificare che sia tutto collegato premendo il tasto qui in alto a destra. Premiamo su MIDI arrestato. Ecco, abbiamo tutto collegato. A questo punto andiamo a configurare Setlist Maker. Andiamo su Impostazioni, Dispositivi MIDI e andiamo ad aggiungere il camper. Il canale deve essere il 2 e deve essere attivo. È importante controllare che su System MIDI Settings MIDI Global Channel sia su Channel 2. Dopodiché andiamo a creare un brano che poi utilizzeremo per il Program Change. Chiameremo Canzone 1. A questo punto andiamo ad abbinare il preset alla canzone. Andiamo su Preset MIDI, la chiamiamo Canzone 1. Come vediamo dalla foto, il suono 1 che andrà abbinato alla canzone 1 ha il MIDI Program numero 77 ed il MIDI Bank numero 1. In questa schermata, nuovo preset MIDI della canzone 1. Andiamo a mettere sempre la cifra 0 su Program Change nella prima casella. Nella seconda casella dobbiamo mettere il MIDI Bank, però sottraendo sempre 1. Quindi nel nostro caso che avremo MIDI Bank numero 1 andiamo a mettere 0. Nella terza casella dobbiamo mettere il MIDI Program. Nel nostro caso era 77, quindi metteremo 76. Adesso andiamo su Brani, canzone 1 ed abbiniamo alla canzone 1 su Preset MIDI, aggiungi preset, il preset che abbiamo creato. A questo punto abbiamo attribuito ad ogni brano il suo preset MIDI. Perciò, premendo l'icona MIDI, possiamo vedere già come il Program Change funzioni sul camper. Ma per far sì che nella funzione show automaticamente ci sia il cambio, il program change, dobbiamo andare prima di tutto su layout e modificare ogni layout che utilizziamo. Premiamo sul layout, modifica dettagli e dobbiamo flaggare invia MIDI. Lo stesso procedimento da fare su tutti i layout. Ok. A questo punto abbiamo lo show con le nostre canzoni e quando si passa da una canzone all'altra, vediamo che automaticamente ci cambia anche la slot nel camper. Spero che questo video vi sia stato utile. Per qualsiasi domanda, commentate pure il video qui sotto.
Grazie, alla prossima. Ciao.